Castelvetro Piacentino risente da tempo del traffico pesante. Il comune è infatti attraversato da ben due provinciali e dalla statale 10, che è percorsa quotidianamente da 22.000 veicoli. L'amministrazione chiede da tempo due interventi, una bretella di collegamento tra il casello dell'autostrada 21 e la statale, ed una che dia a San Giuliano uno sbocco esterno al centro del comune. Entrambe le proposte sono state inserite nel piano regionale dei trasporti, che però, a causa dell'assenza di finanziamenti, stenta a decollare. Al momento, infatti, non è possibile stabilire con certezza delle tempistiche. Una comunità è un territorio che risente moltissimo della congestione di traffico e di tutti i problemi legati alla viabilità. Quindi nel caso di incidenti, nel caso di necessità di manutenzione, risentiamo molto di tutte le criticità che comporta una viabilità così importante. Abbiamo fortemente voluto e ottenuto che venissero inseriti nel piano regionale dei trasporti, il PRIT, due opere fondamentali. La bretellina che dovrebbe collegare San Giuliano a una viabilità esterna al centro abitato. Ricordiamo che San Giuliano, che è frazione di Castelvetro, è completamente attraversata dal traffico che arriva dalla Bassa Parmense, e poi una bretella di collegamento dall'attuale casello dell'autostrada 21 con la statale 10 Padano Inferiore, perché il casello di Castelvetro, che è utilizzato molto come casello di transito anche per andare verso Cremona, obbliga il traffico ad attraversare completamente il centro abitato appunto per dirigersi verso il Ponte in Ferro, quindi è un'opera molto importante per noi. Purtroppo non abbiamo un orizzonte temporale per l'esecuzione. La prima occasione di finanziamento, Castelvetro potrebbe cercare di inserire anche queste opere così importanti e attese da molti e molti anni.